e benvenuti a tutti. Vi ringrazio di essere intervenuti a questo importante appuntamento che conclude l'edizione 2019-2020 del contest legato all'iniziativa Il censimento permanente sui banchi di scuola. Grazie a tutti e benvenuti. È veramente un piacere per me, ma per noi tutti, accogliervi a conclusione di questo anno di esperimenti. Vedo che è stato veramente un anno di grande impegno da parte di tutti, e ho visto i vostri elaborati un po' tutti, a parte quelli che poi andremo a premiare. È stato veramente un impegno che ha portato allo scoperto viste originali, perché la statistica ci deve aiutare in questo, a vedere quello che apparentemente non vediamo. Buongiorno ragazzi, buongiorno insegnanti, buongiorno genitori, so che siete tutti in contatto. Grazie per essere qui insieme a noi a fare quella specie di ponte, come ho detto anche ai bambini delle elementari, in una sorta di patto di generazioni che devono scambiarsi i ruoli a un certo punto. E secondo me questo lo abbiamo fatto oggi insieme e nel corso dell'anno davvero molto bene. L'importanza dei numeri è stata già illustrata dal nostro capo dipartimento. I numeri alla fine consentono di leggere la realtà e quindi i numeri raccontano. Poco fa ai bambini cercavo delle immagini e mi venivano in mente delle lettere fatte di numeri. Voi ovviamente siete più grandi e quindi... però credo che l'immagine sia significativa anche per voi. Sono contenta che siate tanti, sono contenta che siate tanti, numerosi, e soprattutto che siate di qualità e che anche attraverso l'aiuto dei vostri insegnanti sia stata chiara qual è la missione della statistica nel nostro paese, ma diciamo della statistica sempre. Saper leggere i numeri vuol dire essere un po' più consapevoli nell'interpretazione della realtà e quindi nel fare le nostre scelte. Vuol dire sapersi muovere intanto nel nostro paese, ma poi anche nel mondo, perché naturalmente i numeri hanno anche un'altra caratteristica, quella di essere leggibili oltre le lingue. Quindi io non aggiungo molto, perché i concetti sono stati già tutti ampiamente espressi da chi mi ha preceduto. Voglio però rinnovare l'impegno della nostra direzione a proseguire in questa forma di collaborazione tra il mondo dell'istruzione, il mondo della statistica, insomma tra tutte quelle componenti, noi diremmo stakeholder, tra tutti quegli attori e i soggetti che possono concorrere insieme a fare in modo tale che il mondo, che le decisioni possano essere presi con un po' più di comprensione, di consapevolezza e minore paura, che è la cosa più importante di tutti, con coraggio, con determinazione. Le parole chiavi che io ho enucleato nel ragionamento di oggi sono state entusiasmo, conoscenza, scoperta, curiosità, futuro. Ragazzi, andiamo verso il futuro con il giusto dinamismo e con i giusti strumenti, e tra gli strumenti giusti, oltre a internet, oltre ai canali, c'è naturalmente la comprensione dei numeri. Buon lavoro a tutti! Grazie, grazie Serenella davvero per le tue parole. Allora andiamo avanti, entriamo nel vivo di questa bella festa, di questo importante appuntamento. Vittoria Buratta adesso decreterà il vincitore di questa prima edizione del contest dell'iniziativa Il censimento permanente sui banchi di scuola nella categoria Scuole superiori di primo grado. Prego. Eccoci qui. Mi fa davvero piacere premiare per la rilevanza sociale dei messaggi, per l'attualità degli argomenti che sono stati raccontati con umorismo e un pizzico di ironia e anche di autoironia. Vince il contest Il censimento sui banchi di scuola, l'elaborato Le nostre quattro principesse della classe prima A dell'Istituto Comprensivo Marcello Mastroianni di Roma. Bravi, davvero brave e bravi tutti, bravi voi, bravi i vostri insegnanti, e anche ringrazio i dirigenti scolastici che hanno collaborato a tutto questo. Complimenti! Questa è la nostra classe, la prima A dell'Istituto Comprensivo Mastroianni di Roma. Siamo in tutto 16 maschi e 4 femmine.
Anche se le ragazze sono poche, noi ragazzi siamo sempre attenti ai loro bisogni. E facciamo di tutto per farle sentire delle vere e proprie principesse. Tutti noi condanniamo i pregiudizi legati ai ruoli delle donne e degli uomini. E siamo contrari a ogni forma di violenza sulle donne. Pensi che avere successo sul lavoro sia più importante per gli uomini o per le donne? Sicuramente per gli uomini, è uguale per tutti. Il 30% della popolazione del Lazio pensa che sia più importante per gli uomini avere successo sul lavoro. Vabbè, il 30%. Secondo te gli uomini sono meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche? Ma quali sono le faccende domestiche? No, con i loro tempi piano piano ci potrebbero riuscire. Il 30% della popolazione del Lazio pensa che gli uomini siano meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche. Non le vogliono fare, non è che non sono adatti. Pensi che spetti soprattutto all'uomo provvedere alle necessità economiche della famiglia? Abbiamo delle responsabilità! Ma che stai dicendo? Il 58% della popolazione non è per niente d'accordo. E meno male! Secondo te è l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia? Abbiamo delle enormi responsabilità! Sì, a casa sua! Soltanto l'8% pensa che questo compito spetti all'uomo. Pensi che sia accettabile che un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flirtato con un altro? Se ha solo flirtato! Ma siamo pazzi! Il 93,7% ritiene che non sia mai accettabile. Vorrei vedere! Pensi che sia accettabile controllare abitualmente social network e cellulare della propria compagna? No, inaccettabile! Se uno non ha niente da nascondere, che problema c'è? Per l'84% della popolazione non è mai accettabile. Non vi credo! Noi insieme ai nostri amici abbiamo giocato, ma vi abbiamo mostrato che è facile cadere in pregiudizi e stereotipi e che la violenza non è poi così lontana da noi. Quindi mi raccomando, attenzione! Andiamo avanti lasciando la parola alle insegnanti che sono intervenute per raccontare l'esperienza che hanno vissuto insieme ai loro alunni. Prego, abbiamo qui Giovanna Festa. Sì, salve, buongiorno, io sono l'insegnante di matematica e scienze delle quattro principesse e anche dei 16 principi, perché poi non vanno assolutamente dimenticati. Ovviamente siamo tutti felicissimi di questo risultato. Io ringrazio l'Istat perché con questo concorso diciamo che abbiamo un po' scardinato le classiche programmazioni, perché in generale la statistica diciamo vive il suo, come dire, posizionamento in un libro di aritmetica alla fine della seconda media, in un piccolo capitolino, e questo è anche giusto da un punto di vista di prerequisiti, perché è necessario prima parlare di proporzioni, di percentuali, però quando si affronta in questo modo purtroppo si rischia un po' di perdere il vero significato della statistica, perché diventa solo un'applicazione delle regole imparate nelle settimane, nei mesi precedenti. Invece noi quest'anno, lavorando con una prima, che quindi è proprio scevra da tutta questa preparazione, siamo andati direttamente a guardare alla statistica come uno strumento, quindi lo strumento per conoscere la società, per fare confronti tra società differenti e per andare a distribuire in una maniera, come dire, più consapevole beni, servizi, e facendo poi paragoni tra anni differenti anche a fare previsioni sul futuro. Per cui è vero che i miei ragazzi non sono ancora proprio autonomi nel calcolo delle percentuali, però a mio parere hanno acquisito una competenza più importante e trasversale, cioè il fatto di riuscire a tirare fuori delle informazioni a partire dai dati. Quindi loro leggono dei numeri e tirano fuori delle informazioni, e ripeto, secondo me come dire, come competenza è anche più importante del semplice calcolo di una percentuale. Quindi io
ringrazio voi, ringrazio la preside Maio che ci ha incoraggiato in questa attività, il professor Gioffre che vedo collegato, che ci ha sostenuto in questo anno durissimo e sta per andare in pensione, ma più di tutti ringrazio i ragazzi perché lavorare con loro è stato davvero uno spasso e infatti io passerei proprio a loro la parola. Certamente, grazie Giovanna. Allora, chi è? Qual è la piccola delegazione di studenti che è venuta qui oggi? Abbiamo Gianmarco. Prego Gianmarco. Buongiorno a tutti. Io sono Gianmarco e vi parlerò della fase iniziale del nostro progetto. All'inizio la professoressa ci ha spiegato la storia dei censimenti a partire dai censores dei Romani e anche della statistica come oggetto per prevedere, conoscere e Tranquillo. Gianmarco, questa è la tua occasione, la tua festa, puoi raccontarlo anche semplicemente. Cosa hai provato durante questo lavoro insieme ai tuoi compagni di classe? Ci siamo molto divertiti insieme e dopo la lezione abbiamo cercato sui dati dell'Istat. Prima abbiamo fatto dei giochini, per esempio il contanomi, cercando il nostro nome e vedendo quante persone avevano quel nome nate in un certo anno. Per esempio, io mi chiamo Gianmarco e nel 1999 di bambini ne erano nati con 870 bambini ne erano nati, mentre adesso è un po' in disuso perché nel 2018 ne erano nati solo 187. Dopo questi giochini divertenti, abbiamo cominciato a cercare dei dati importanti, come sulla disabilità, il bullismo e la violenza sulle donne. E poi abbiamo deciso, visto che nella nostra classe le femmine sono solo 4, abbiamo deciso di renderle protagoniste. E quindi abbiamo cominciato a fare il video. Ci siamo molto divertiti, ma adesso passo la parola a Marta. Bravo, bravo, grazie Gianmarco. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marta e sono chiaramente una delle 4 ragazze della prima A, una di quelle 4 chiamate nel nostro video le 4 principesse, anche se bisognerebbe dire 5, aggiungendo la nostra professoressa Festa che ci ha sempre supportato dal primo giorno di scuola in questa nostra minoranza. Ogni volta che osservavamo i dati, abbiamo scoperto cose nuove, come per esempio che per alcune persone le donne sono più adatte a fare i lavori domestici, cosa che per esempio io non ho mai notato perché tutti dovremmo svolgere i loro compiti. Un'altra cosa incredibile è stato scoprire che c'è chi pensa che siano solo gli uomini a prendere le decisioni importanti, come se le donne non sono capaci e non dovrebbero essere prese in considerazione. Visto che comunque in classe non eravamo d'accordo su diversi argomenti, abbiamo pensato di fare un'intervista doppia maschi e femmine, con la regia della nostra professoressa. Abbiamo scritto un testo, un copione, e l'abbiamo inserito nei 3 minuti del nostro video. Il giorno delle riprese è stato un giorno molto molto divertente e molto bello, ma per questo passo la parola a Claudio. Grazie Marta. Allora, io mi chiamo Claudio e noi come attrezzi per registrare abbiamo utilizzato il telefono della professoressa che era attaccato su un cavalletto e appoggiato sul banco, ma a volte noi passando o comunque volendo vedere la registrazione urtavamo il banco e quindi il cavalletto traballava e quindi magari la professoressa doveva riavviare la registrazione e magari una scena l'abbiamo rifatta più volte. E poi noi utilizzavamo un piccolo microfonetto attaccato sulla maglia così da far sentire meglio l'audio, ma comunque, dato che siamo in una scuola e ci sono molte classi, gli alunni passavano e quindi magari a volte si sentivano gli alunni passare. E poi anche che la professoressa ogni tanto ci diceva di portare in alto la testa a destra e a sinistra, perché quelle scene avrebbero dovuto collegare due interviste, cioè fare l'intervista doppia,
E quindi e ci diceva anche di fare delle facce strane, ma e quindi in alcune scene sembra che siamo un po' pazzi, un po' strani, quindi comunque ci siamo divertiti. E comunque nel complesso credo sia venuto bene, e anche perché siamo riusciti a inviare questo video prima della quarantena e quindi siamo riusciti a finire tutto in tempo. Grazie davvero e i miei complimenti, i complimenti di tutti noi. Benissimo, andiamo avanti e continuiamo a premiare altri vincitori conferendo delle menzioni speciali. Vi lascio la parola a Serenella Ravioli. Grazie. Grazie Francesca, prima di conferire le menzioni speciali agli insegnanti, che ringrazio tanto per la quotidiana battaglia che fanno, vorrei tornare un attimo sui protagonisti del video precedente. Ciao Gianmarco, Marta e Claudio, ma ciao a tutti della prima A, siete stati bravissimi e devo dire che non ho visto soltanto persone che hanno saputo leggere i numeri, ma ho visto piccoli registi, piccoli attori, mica tanto piccoli poi, dei giornalisti in pectore e soprattutto ho visto un impegno civile. Giusta la battaglia sulla parità di genere, sul fatto che donne e uomini sono uguali, quindi complimenti per la recitazione, complimenti per l'interpretazione, ma anche complimenti per la scelta dell'argomento. E adesso invece andiamo a ringraziare questi insegnanti che hanno fatto grandi in passato tanti di noi e che vi stanno accompagnando nel percorso. Allora, le menzioni speciali sono su alcuni progetti e in particolare tre che ho il piacere di conferire a, intanto per l'approccio creativo e l'abilità nel raccontare i numeri del proprio territorio in modo agile e divertente. La menzione speciale qui è stata attribuita all'elaborato dal Veneto, vi diamo i numeri, e i numeri all'Istat, sì, è carino questo titolo, realizzato dalla classe seconda del quarto istituto comprensivo Bruno Ciari di Padova. Complimenti. Anche in questo caso abbiamo l'insegnante Elena Gallo e come prima credo che Francesca poi le intervisterà tutte insieme. Seconda menzione per l'importanza e la sensibilità a livello sociale del messaggio veicolato e l'intelligente relazione con le dinamiche del territorio è stata attribuita la menzione speciale all'elaborato 99,9% smoke free, realizzato in questo caso dalla classe terza E dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Maddaloni, Caserta. Complimenti. E qui è con noi la maestra Stefania Fusco. Terzo progetto, per l'importanza e l'attualità del tema sciolto, l'ottima capacità descrittiva e la forza del messaggio trasmesso. È stata conferita la menzione speciale all'elaborato Addio ai piccoli paesi, realizzata dalla classe seconda B dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Altavilla di Salerno. Anche in questo caso abbiamo un insegnante, Lucia Scolese, e anche qui mi piace sottolineare, come avevamo visto anche per le scuole elementari, abbiamo un paese grande, fatto di tante regioni, tutte le regioni hanno partecipato e hanno dato il contributo dal nord al centro al sud. Grazie a tutti e di nuovo buon lavoro. Ciao Francesca! Grazie Serenella, davvero. Allora lasciamo la parola alle insegnanti, le protagoniste. Elena Gallo, prego, ci sei? Sì, sono qui, salve. Allora, premetto che io sono emozionata tanto quanto Gianmarco, quindi userò pochissimo tempo. Una precisazione iniziale e poi dico due parole. L'istituto è il sesto in realtà, non il quarto, ma comunque insomma è un refuso. E poi nulla, voglio usare, beh, innanzitutto sono qui in rappresentanza dei miei ragazzi che sono appunto la seconda I, in parte ci stanno anche guardando e ascoltando. E voglio innanzitutto ringraziare l'Istat, sia per quanto già detto da Giovanna, della quale condivido tutte le parole, una per una, ma anche e soprattutto devo dire per il corso di formazione che ha tenuto per noi insegnanti a Treviso a settembre. Questo perché senza quel corso noi non saremmo qui ora, perché è stato in quel momento, in quell'occasione che io, in modo inaspettato devo dire, lo ammetto, mi sono riconciliata con la statistica, dopo che la insegnavo, posso dirlo, con malcelata sofferenza e perché dovevo, e l'ho proprio riscoperta, quindi forse sono riuscita anche a trasmetterla in un modo diverso ai ragazzi e mi è venuta voglia di proporre questo progetto. E i miei secondi ringraziamenti vanno ai protagonisti, quindi ai miei ragazzi, perché voi non li conoscete, ma vi assicuro che lo spasso che ha vissuto Giovanna con i suoi lo vivo e l'ho vissuto anche in questa esperienza io con i miei, perché la loro cifra
è proprio quella di spontaneamente, istintivamente, in modo anche un po' inconsapevole, irresponsabile, buttarsi in quello che gli viene proposto. Lo hanno fatto anche questa volta. E lo hanno fatto due volte, perché noi, al contrario di Giovanna e dei suoi ragazzi, non avevamo finito il lavoro prima della quarantena, lo avevamo quasi finito, e poi è intervenuta la quarantena, che ci ha separato fisicamente, e quello è un problema che ho condiviso con tutti. Ma, e qui chiudo, abbiamo avuto un secondo problema più grave, cioè il mio computer è andato in una sorta di lockdown personale, quindi abbiamo perso quasi tutto. E poi la didattica a distanza ci ha risucchiato, insomma, avevamo dato per persa la possibilità di partecipare. A 7 giorni dalla proroga, dalla scadenza, invece abbiamo deciso di provarci lo stesso. Quindi abbiamo reinventato da capo lo storyboard, alcuni ragazzi hanno girato dei piccoli video durante l'isolamento e li abbiamo montati assieme a quel poco di backstage che era rimasto del girato in presenza. Montato tutto, come forse sapete, almeno Francesca credo lo sappia, il tutto è stato inviato a 00:50 del 15 maggio, con tra l'altro un attimo di panico da parte mia, perché in quel momento non sapevo più dove avessi le liberatorie, temevo di averle a scuola, invece per fortuna no. Insomma, scansione e via, l'abbiamo mandato. Quindi è stato un bellissimo viaggio per rovistare, per rimescolare le mani nei numeri dell'Istat, per raccontarli, ed è stato anche un percorso ad ostacoli, devo dire, ma ci siamo molto divertiti a superarli e forse sono proprio questi ostacoli che ci rendono ancora più felici, ecco, della menzione e del riconoscimento che ci avete voluto dare. E basta. In ultimo, ovviamente, ringrazio la dirigente, perché senza una dirigenza aperta alle iniziative del territorio non si va da nessuna parte. Quindi grazie ancora, grazie a tutti. Esatto, grazie davvero a lei, questa esperienza così sentita che noi abbiamo immaginato e vissuto con voi da lontano. Allora, Stefania Fusco. Francesca, perdonami, sono stata appena raggiunta dalla professoressa Fusco, che ha avuto un problema tecnico e sta rientrando. D'accordo, Lucio Scolesi non è potuto intervenire, se non sbaglio, dunque quindi non abbiamo la sua testimonianza. Comunque andiamo avanti fino al momento in cui Stefania Fusco non riuscirà a intervenire in questo evento, e vorrei ringraziare allora le insegnanti che hanno così bene raccontato la loro esperienza, e ringrazio anche i loro studenti che purtroppo non possiamo vedere, ma che raggiungiamo, ecco, con un pensiero caloroso. Andiamo avanti con questa grande festa, siamo giunti quasi al termine, ma dobbiamo ancora vivere un momento molto importante, questo perché al contest hanno partecipato moltissimi lavori, anche tanti lavori che non rispettavano i criteri stabiliti dal regolamento nell'articolo 5, però in considerazione della quantità di questi lavori e soprattutto della loro qualità, la commissione ha deciso di non procedere alla loro eliminazione. Quindi li ha valutati, li ha considerati, e non solo, tra questi uno ci ha colpito in maniera particolare e la commissione giudicatrice ha stabilito di conferire una menzione speciale. Quindi, tra i progetti fuori concorso della scuola secondaria di primo grado è stata attribuita la menzione speciale per l'attualità e la rilevanza sociale del tema trattato, l'originalità del format scelto e l'accuratezza delle informazioni trasmesse all'elaborato TG seconda D della classe seconda D dell'Istituto Aldo Moro di Stornarella di Foggia. Complimenti, complimenti davvero. In seguito all'emergenza Covid è stata creata una categoria speciale, definita nel regolamento all'articolo 4, per andare incontro a quelle classi in difficoltà a concludere la realizzazione del proprio percorso a causa della chiusura degli istituti. E ricordiamoci che in molte regioni del nord le scuole sono state chiuse anche in anticipo rispetto al resto del territorio nazionale. Quindi, nella categoria speciale emergenza Covid-19 sono state attribuite le menzioni speciali per l'impegno e la determinazione dimostrate nonostante l'impossibilità di concludere il progetto ai seguenti elaborati della scuola secondaria di primo grado: i libri al tempo di internet, classe prima H dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, Cernusco sul Naviglio, provincia di Napoli. La vita dell'integrazione, classe seconda E dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano. Grazie e complimenti davvero a tutti.
Vi ricordo che tutti questi elaborati, quelli che abbiamo menzionato, quelli che hanno vinto, ma anche tutti gli altri elaborati che sono arrivati, 95 in totale, sono visibili sul sito dell'iniziativa Il Censimento Permanente sui banchi di scuola nella sezione vincitori. Quindi io vi invito di andarli a vedere, perché al di là di questi lavori che abbiamo premiato ve ne sono moltissimi belli. Tutti sono stati caratterizzati da tanta creatività e da una grande intelligenza, davvero. Abbiamo avuto un'esperienza molto bella insieme a questi ragazzi. Se l'insegnante è giunta, possiamo darle la parola. Stefania Fusco, ci sei? Scusate, ma c'è stato un problema tecnico, è saltata la linea, purtroppo queste cose accadono. Dunque, vabbè, per quanto riguarda l'importanza della statistica e dei censimenti, non mi ripeto perché è stato già detto tutto abbondantemente. Voglio ringraziare comunque assolutamente voi dell'Istat, che promuovete tante iniziative interessanti e coinvolgenti proprio per diffondere la cultura proprio della statistica nelle scuole. Io come scuola abbiamo partecipato precedentemente anche a un altro progetto, Statistica a Scuola, che anche è stato accolto in maniera entusiasta dai ragazzi. Per quanto riguarda questo contest in particolare, diciamo, l'ho seguito io come insegnante di matematica e ha coinvolto una classe terza dell'istituto e diciamo, tra i vari temi del censimento loro hanno scelto in autonomia di occuparsi della salute, in particolare del fumo, probabilmente perché proprio intorno a questa età, intorno ai 13 anni, i ragazzi si approcciano, diciamo, al mondo del fumo. E quello che è stato, diciamo, entusiasmante è vederli lavorare proprio in autonomia, nel senso che hanno stabilito loro la tematica, si sono organizzati assumendo i ruoli diversi da regista, da attore, da, diciamo, riprese video e così via, e hanno anche costruito loro la storia, cioè hanno immaginato una situazione verosimile, infatti il video si svolge in aula, dove un ragazzo, diciamo, tenta di nascondersi in bagno per fumare e gli amici cercano di dissuaderlo utilizzando proprio grafici e tabelle dell'Istat. Quindi alcuni materiali li hanno raccolti tra quelli messi a disposizione dal contest, ma hanno fatto anche in autonomia delle ricerche sia dal sito i.stat, da 8000 census e anche da altre fonti di informazione. E questi dati li hanno rielaborati e diciamo che finalmente il 5 marzo siamo arrivati a registrare questi provini, non sapendo che poi dal giorno successivo le scuole sarebbero state chiuse e quindi non siamo in effetti più rientrati a scuola, quindi è rimasto tutto in sospeso per un bel po' di tempo, tutta la vita in realtà è rimasta sospesa, e poi abbiamo deciso di montare comunque il video, nonostante fossero dei provini, grazie alla tenacia di un piccolo tecnico che ringrazio, non posso farne a meno, Gaetano, e quindi insomma abbiamo comunque costruito questo prodotto simpatico e che comunque ha visto il coinvolgimento davvero di tutti i ragazzi, e quindi mi dispiace ma devo rubarvi 10 secondi perché devo ringraziarli. E quindi ringrazio il nostro tecnico Gaetano, il regista Giuseppe, i protagonisti che sono Giulia e Umberto, e gli attori, diciamo, Antonio, Carmine, Michele, Margherita, Giuseppe, Liborio ed Emanuele, e tutti gli altri ragazzi della classe. E voglio anche ringraziare la dirigente, che è sempre pronta a sostenere i progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Una bella esperienza davvero, e speriamo di ripeterla negli anni a venire con altre classi. Grazie. E speriamo davvero. Grazie Stefania, grazie davvero, e siamo anche molto contenti che gli studenti abbiano utilizzato le banche dati Istat che sono state illustrate all'interno di questa iniziativa, proprio per dare la possibilità ai giovani di approcciarsi anche in maniera autonoma al dato. Bene, benissimo. Loro sono anche un po' più grandicelli, quindi ecco, magari hanno fatto uno studio un pochino più diciamo approfondito rispetto agli altri ragazzi che erano ho visto delle prime, quindi sono in effetti proprio piccolini, anzi. Volevo solo aggiungere che il giorno di queste riprese è stato proprio l'ultimo giorno di scuola per loro, praticamente l'ultimo giorno di scuola media, quindi
almeno proseguiranno il loro futuro scolastico con questo bel ricordo, una premiazione, quindi di buon auspicio. Esatto, davvero un bel ricordo e speriamo in un anno prossimo di scuola migliore di quello che abbiamo vissuto. Allora io vi ringrazio davvero, ringrazio tutte le persone che sono intervenute, le insegnanti, i ragazzi, ringrazio Vittoria Buratta e Serenella Ravioli di essere intervenute, ringrazio il supporto tecnico che ci ha assistito durante la regia, anche se ci sono durante questa diretta, anche se ci sono stati piccoli problemi di regia, ma non fa niente. Vi ricordo che tutti i lavori si possono vedere sul sito dell'iniziativa Il Censimento Permanente sui Banchi di Scuola. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa iniziativa, c'è una squadra dietro che ha lavorato tutto insieme, ringrazio tutti e ringrazio naturalmente voi che ci vedete al di là di questo schermo e che noi purtroppo non possiamo vedere. Grazie ai partecipanti, grazie soprattutto agli insegnanti e alunni e mi raccomando, ci rivediamo alla prossima edizione che partirà a ottobre 2020.